Gianluigi. Numero 3, Francesco Matteo. Numero 4, Daniele Matteo. Numero 7, Matteo Cipra. Okay. Numero 8, Fabrizio Masini. Numero 20, Matteo Panzano. Numero 10, Stefano Cacuzzi. Numero 5, Carles Pellatani. Numero 6, Lorenzo Caputi. Lo staff, Renato Lucconi, Angelo Morelli, Armando Morelli. Adesso tocca a Del Prete, l'altra finalista. Si parte con il numero 1, Roberto Giudice. Quello dietro. Numero 2, Simone Frasca. Numero 3, Giovanni Dell'Aguzzo. Numero 5, Ervis Mariola. Numero 8, Paolo Loria. No. Numero 11, Flavio Porcari. Numero 10, Simone Cardinale. Numero 6, Luca Poltronetti. Il tecnico, Flavio Catanzani. Dirigente, Lucio Bruno. Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti ai campi sportivi dell'Agora Fitness. È l'atto finale della 31esima edizione dell'Inge Kallen e sono pronte a sfidarsi le due squadre che si sono meritate la possibilità di giocarsi questa finalissima, ovvero sia Del Prete e Corrado Carrelli Elevatore. Vinto una partita molto tirata con Top Dancing, dall'altra parte Corrado Carrelli ha superato Fema. Attenzione intanto a questa conclusione prima della partita da parte di Di Matteo. Riparte Del Prete con Frasca. Sinistro di Frasca, attenzione, parata e palo e poi di testa, ha provato Dell'Aguzzo a imbucare. Vediamo se riuscirà a trovare il pertugio giusto, Cipra ci prova d'esterno, parata del portiere e poi il colpo di testa sul fondo, grande chance, ha allargato bene il gioco sulla sinistra. Attenzione intanto alla sventola terrificante da parte di Masini, farsi spazio, farsi luce Cocuzzi senza riuscirci, riparte con calma, Cipra, avanza Cipra, spazio, prova il destro Cipra. Di Matteo ci ripensa, poi si accentra d'esterno, pallone meraviglioso per Cocuzzi di prima, d'esterno destro, ancora un anticipo secco perentorio di Cocuzzi, bravo a far ripartire Di Matteo sulla destra, ancora Cocuzzi, esecuzione magistrale in questa azione di transizione da parte della formazione del Corrado Carrelli che passa in vantaggio e gli sfila il pallone Mariola. Attenzione questa ripartenza di Del Prete con Mariola, servirebbe come il pane proprio in questa seconda metà del primo tempo. Il tiro che passa e termina in fondo al sacco, una selva di gambe davanti al giocatore che ha battuto la punizione, ovvero sia Frasca. Stanno prediligendo il bel gioco, altro tiro in porta pericolosissimo di Cipra, altro tiro in porta che si infila alla destra del portiere di Del Prete, è stato eccezionale Cipra, perché i tiri sono sempre ben orientati nello specchio. Vediamo se anche questa è la circostanza, altro proiettile. Aspetta il fischio del direttore di gara, arriva in questo momento. Sinistro di Frasca, pericoloso, gli toglie il pallone, attenzione a Porcari. Bravo Di Matteo su di lui, molto esperto. Trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Una giocata stratosferica da parte di Di Matteo. Formazione di Del Prete, rincorsa, tiro, palo, doppia deviazione, Porcari è andato a segnare il gol del 3-2. Qui Trapani va a protestare nei confronti di Capuzzo, ancora Porcari che si è acceso all'improvviso, palo di Porcari, la traiettoria di passaggio, poi alla fine ancora il sinistro da parte di Loria, apertura per Porcari da parte di Frasca, ancora Porcari, poi il sinistro respinto, Mariola in anticipo, Porcari, il destro di Porcari, respinta Dell'Aguzzo, Capin che è stato sventato, Trapani in bucata centrale per Cipra, attenzione a Cipra, dentro un pallone d'oro per Cocuzzi, è stato molto bravo a liberarsi del proprio marcatore, attenzione al centro, tiro in porta da parte di Loria, ma Del Prete è ben posizionata, adesso ha spazio per tirare, ci prova senza esitare troppo Cipra, poi c'è Dell'Aguzzo all'interno dell'area che è contenuto, alla fine parte Frasca, un proiettile, altro pallone che viene messo dentro,
E poi c'è il destro, il pallone che termina in fondo al sacco dopo una deviazione. È stato però eccezionale cifra. C'è Capuzzo che è pronto a fischiare e si conclude dunque il match con la vittoria soffertissima da parte di Corato Carrelli Elevatori, che dunque trionfa in questa 31esima edizione dell'Inghe-Kallen. Vi salutiamo da Enrico Pasquale Coluzzi, un cortello arrivederci, e anche da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.